tu, ti vedo, ho bisogno di te. Vieni, ascolta Romagna's Got Talent. Stai su, ti vedo, ho bisogno di te. Vieni, ascolta Romagna's Got Talent. Romagna's Got What? Romagna's Got What? Ci siamo, se... Perché comunque sia, cioè, non è che uno ritorna dopo le feste, non è che è pronto subito carichissimo, cioè, c'è l'entusiasmo, ma è quello di ricominciare, ma ci siamo già scordati dopo 2 settimane che non siamo in onda, cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare. Mi si sente? Io mi sento, in qualche modo mi sento, sì, prima non mi sentivo, quindi... Ciao Dibla! Ripartiamo da capo, facciamo, che era una finta... Andiamo avanti in qualche modo. Allora, buonasera a voi, benvenuti in questa nuova puntata di Romagna's Got Talent, prima puntata del 2024. Siamo un po' arrugginiti, 2 settimane che non siamo in onda, è incredibile come abbiamo già perso la lucidità mentale, quella non l'abbiamo mai avuta, quindi già comunque una buona premessa. Voi l'avevate già da prima, chi ci segue, chi ci ascolta da tempo, chi si guarda adesso magari per la prima volta capisce e dice: chi sono, cosa fanno questi? Non lo sappiamo neanche noi, ma lo facciamo molto bene. Buonasera a voi che state ci state sentivedendo sulla diretta Facebook, quella dalla pagina della radio stessa, e soprattutto voi che state ascoltando su 90 FM di Radio Icaro Rubicone. Questa è Romagna's Got Talent, questo sono io che presento, che sono Dibla, e con me come da un mesetto, un poco più a questa parte, si è aggiunta la grande famiglia di Romagna's Got Talent, la bravissima, splendida Nicole. Yeah, grazie Dibla, come sempre è un piacere, un onore essere qui ai microfoni di Romagna's Got Talent. Sentito anche che siamo arrugginiti a loro, ma ci hanno colto impreparati perché è cambiata la sigla. Cioè, ma che esatto, bella sigla è uscita, esatto, in questo 2024. Siamo gasatissimi perché la nuova sigla che avete sentito, che avete modo di sentire poi nelle prossime puntate, poi pubblicheremo tutto quanto prossimamente. Ringraziamo gli autori di questa sigla, che sono per il testo l'amico Edgar Allan Poe, e per la produzione musicale, per la base, i ragazzi di Yellow Principianti, che salutiamo, che ringraziamo. Poi avremo modo di approfondire più avanti, magari con loro quando torneranno a trovarsi qui in studio. Però grazie davvero, questa sigla veramente esplosiva. Detto questo, che cos'è Romagna's Got Talent? Ve lo diciamo? Non lo so, potremmo dirvelo, potremmo farlo, però prima di spiegarvi che cos'è Romagna's Got Talent andiamo a salutare e augurare il buon anno ai nostri maestri condottieri della regia, che sono Samu e Marco. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Salutano, vedo mani che volano. Che cos'è Romagna's Got Talent? Il programma fatto apposta per voi, amici e amiche che ci state seguendo, che avete un duo, un trio, una band, un quartetto, siete in 5, in 8, in 24, magari così tanti non ci stiamo, un po' meno, anche un po' più una radice quadra di qualcosa ci può stare. Però se voi, anche voi, fate della musica la vostra migliore espressione d'arte, venite a raccontarvi i nostri microfoni, perché qui da questa radio sono passati tanti, tanti artisti. Questa è la puntata 8 della stagione 13, quindi voglio dire, ne abbiamo fatte di puntate, ne sono passati di artisti, incredibili. Potremmo avere anche un calibro di artisti, non so, Marco ad esempio, c'è una band che è lì pronta, loro sono passati da noi, proviamo a sentire una band. Tra l'altro l'8 di gennaio salutiamo Ascanio che ci segue sempre. Ciao Ascanio, lasciamolo entrare. Tra l'altro Dibla, voglio giusto rubarti 20 Dillo. Secondi, perché oggi quando ho condiviso su Facebook insomma la diretta di questa sera, mi è stato chiesto chi è Ascanio, da un ragazzino tipo di 20-22 anni. È molto anacronistica come cosa. Io lo so, gli ho spiegato la storia della Ascanio che risale a ben una trentina, una ventina di anni fa, mettiamola così, sì, più o meno. E lui mi ha risposto: sei una boomer.
Esatto, ma noi siamo quello e siamo boomer, ma siamo anche quelli che porta musica nuova, ventate di musica così aiosa. Detto questo, se anche tu vuoi portare una ventata di musica aiosa come facciamo noi, iscriviti tramite la pagina Facebook e Instagram di Romania's Got Talent, dove potete trovare tutte le info necessarie, contattaci, e c'è posto ancora da metà febbraio in poi, abbiamo ancora qualche lunedì libero. Altra cosa, io ci tengo, prima di partire con la puntata, perché è ora che stiamo allungando tantissimo, ci tengo a salutare i vari amici con i quali ho passato le varie serate di queste feste, ho dato i numeri in un paio di posti. Uno ce l'ho nel cuore, che è un po' casa, che è Senza Spine di Gia Marina. Ciao Marcello, ciao a tutta la sua crew, grazie mille. Salutiamo anche invece il 44 di Zombar, e il resto grazie di cuore, sono divertiti, numeri mille, un tombole a manetta, roba. Sì, infatti si può dire che tu tra la fine di quest'anno e l'inizio hai dato i numeri, si tanto può dire, perché ogni 3x2 postava foto dove tirava fuori i numeri della tombola. Ma a vedere l'inizio poi di questa trasmissione, comunque anche oggi non è che stiamo scherzando. Esatto. Detto questo, vai, fallo, questo, devi prima di far esibire i nostri artisti, voglio ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo da Facebook che potete lasciare un commento sotto, come ha fatto la nostra Arianna Alice Camellini, che dice grande V-Jack. Hanno già iniziato ad arrivare commenti, quindi se non l'avete ancora fatto venite a scriverci tutto quello che volete, se avete delle domande per gli artisti o qualche insulto per noi due, tutto insomma è ben accetto. Va bene, allora direi, detto questo, stacchettino e poi facciamo partire la nostra puntata, ascoltiamo i nostri ospiti. Prego, maestro. Romagna's Got Talent. E se ho mai visto piangere, sappi che era un'illusione ottica, stavo solo togliendo il mare dai miei occhi, perché ogni tanto per andare avanti, sai, avanti sai, bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi. Mi chiedi come sto e non te lo dirò, il nostro vecchio gioco era di non parlare mai, come due serial killer interrogati all'FBI. I tuoi segreti poi a chi li racconterai, tu che rimani sempre alla mia passo del wifi, e chissà se lo sai. E per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare, e scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli, e ti giuro sto ancora aspettando. E se mi hai visto ridere, sappi che era neve nel deserto, ma ormai di questi tempi non mi stupisce niente. Ti chiedo come stai e non me lo dirai, io con la Coca-Cola, tu con la tisana thai, perché un addio suona troppo sveglio, allora ti dirò bye bye. Seduti dentro un bar poi si litigherà per ogni cosa, pure per il conto da pagare, lo sai ci mancherà. E per favore non piangere e non ci rimanere male, ci conosciamo bene dalla prima elementare, e scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli, e ti giuro sto ancora aspettando. E tu mi hai insegnato la differenza tra le ciliegie e le amarelle, e io non la dimenticherò. Ti auguro il meglio, i cieli stellati, le notti migliori e le docce di altri, dove tu forse non stanerai più. E per favore non piangere e
ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. E scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario. Speravo che venisse a colorarli e ti giuro sto ancora aspettando. Oh yes, eccoci qua, siamo partiti veramente alla grande. Prima puntata del 2024, Romania's Got Talent. Buonasera a voi che ci state vedendo sulla diretta Facebook, quella della pagina di Radio Icaro Rubicone, presto condivisa poi su quella di Romania's Got Talent. Mettete mi piace tutte e due, il bel like, se ancora non l'avete fatto. Abbiamo appena ascoltato il primo brano di una lunga serie di brani live dei nostri ospiti di questa sera, quindi direi a questo punto, come sempre, andarli a presentare. Marco, rullo di tamburi, perché questa sera sono qui con noi. V-Jack, Giacomo, ciao. E Simone, ciao ragazzi, ciao. Benvenuti, ben arrivati. Prima volta qua a Romania's Got Talent. Classica domanda iniziale, poi prima di approfondire poi tutto il resto o mandare tutto a ramengo come si capita spesso. Quando nasce artisticamente Giacomo? Quando nasce V-Jack? Allora, V-Jack nasce diciamo un annetto fa, ufficialmente un annetto fa. Fresco, nuovo. E diciamo che io ho sempre suonato la chitarra con appunto questo elemento qua di fianco a me, perché avevamo una band quando eravamo piccolini. Poi dopo piano piano abbiamo smesso tutti di suonare all'età di 14-15 anni più o meno, sì, all'incirca. E dopo con il Covid, cioè non sai cosa fare di qua, di sotto, e lì a casa dici perché non riprendere, esatto. È lì la chitarra, così quasi, esatto. Era lì anche Simone, che è rimasto seduto da una parte con la chitarra in mano, abbandonato in un angolo della stanza di Giacomo, e ha iniziato a suonare tutte e due. E dopo ho iniziato a suonare piano piano, riprendere magari qualche accordo e a buttarci anche qualche parola in mezzo. E dai, sembra che sta venendo una roba carina. Pian piano andremo poi durante la puntata, andremo a scoprire un po' tutto quanto. Primo brano che ci avete suonato live è uno delle hit dei Pinguini Tattici Nucleari, Pastello Bianco, che sono veramente, veramente bella. Però prima di farvi parlare io, con tutto il bene che voglio ai Pinguini, c'è una band che è ancora più famosa, non so se abbiamo un contributo, Marco. Riccardo, bravissimo, so, aspettiamo che ci segue sempre, però. No, ti hanno conquistato da subito i Pinguini. È una canzone che poi porti anche magari a live in giro così, e o così debotto senza senso l'hai voluto portare qui stasera. No, questa canzone qui l'abbiamo già fatta quest'estate, mi sembra, a Fano. E quindi è nel nostro repertorio, diciamo, dai. Anche perché è vero anche che dal momento che fai una canzone del genere dei Pinguini Tattici, che tra l'altro grazie Dibla, perché io non l'avrei minimamente saputo dire. Sai, io dalla mia ignoranza metal faccio un po' fatica, però so che questa canzone dei Pinguini Tattici è molto famosa ed è tipo la chiave di rimorchio della serie. Vuoi rimorchiare qualcuna? Canta Pastello Bianco. È quella lì. Infatti ho visto che Zecco ogni tanto ammiccava. Faceva la mica. Non posso dire niente. Dicevi, sei rinato artisticamente in questo anno. C'è anche una colpa di tutto questo, che è dell'amico in comune che abbiamo, che è Pier Matteo Carattoni della Lotus. Proprio lui. Com'è stato l'incontro? Come vi siete conosciuti e come ti ha portato poi a portare ufficialmente fuori i tuoi brani, i tuoi inediti? Allora, io gli ho mandato un messaggio a lui mentre stavo lavorando, tra l'altro, che se lo sanno mi ammazzano. No, mi raccomando, dillo in radio, sì, davanti, sì, no, a tutti. Salutiamo i 3 milioni di persone che ci stanno seguendo, tutti e tre. Ciao. Tutti e tre.
E no, gli ho mandato un messaggio e facendogli sentire una mia canzone che ancora tra l'altro non è uscita, e abbiamo iniziato a parlare un po' del più del meno, di come funzionasse tutto questo mondo, e poi ci siamo incontrati e è nata la magia, ecco. E lui ti ha aiutato non solo a livello musicale o anche a livello di scrittura? E allora no, io le mie canzoni le scrivo tutte da solo o con la mia insegnante di canto. E a parte ultimamente, che l'ultima canzone mia che è uscita l'ho scritta in collaborazione con un'altra ragazza, e però con Pier Matteo è ovvio che anche lui mi dà dei consigli su come fare, come non fare, e è più un livello di musica, ecco. Però magari prima o poi succederà anche questo, gli darò questa bega in più di scrivermi anche le canzoni. E nel prossimo, adesso andiamo a vedere un video del primo inedito da te fatto, costruito e pubblicato all'incirca 6 mesi fa, se non sbaglio, erano un po' meno. Fine settembre. Credo, non mi ricordo. Sì, fine settembre, adesso mi sono fine maggio. Vabbè, comunque è uscito qualche mese fa. E, c'è anche un po' la mano di Simone in quello? No. No, ancora. Tanto egoista, comunque, te lo dico. Molto egoista. Io lo sfrutto solo per andare a suonare in giro. Solo quello il motivo. No, scherzo. È giusto. E il primo singolo che andremo a sentire e a vedere anche, perché c'è anche un video, è Pensiero Costante, se non sbaglio. Pensiero se non ricordo Costante, male, sì. Esatto. È primo singolo ufficiale di VZEC che vi consiglio di guardare, ascoltare, godervelo tutto. Basta che non bevete, così come ha fatto lui nel video. Poi dopo, non so se abbiamo un po' di posto. Non prendete esempio da lui. In realtà era te la pesca, ma non stiamo qui a dire segreti. Più o meno. Buona visione e buon ascolto. Ti ricordi quel capodanno? Lasciata alle 3, soltanto io e te. Di quel vestito nero sai che mi sono innamorato, non dimenticherò mai quello che ho provato. Poi le strade si sono divise, ognuno seguiva i propri sogni, te ne sei andato un po' più là, chissà che cosa cercavi o se lo sapevi già. Eravamo persone diverse, mi chiedevo quando cazzo torna, che sono rimasto qua. La Disney mi ha insegnato un lieto fine, ma con te non ho capito come andava a finire. Scarpetta di cristallo, mela da assaggiare, non so se eri il bene o il male. Io cado nel profondo e ti aspetto sdraiato, quel sogno di un bacio mai realizzato. Sono in stallo, confuso e pericolante, ma ti giuro baby sono un pensiero costante. Ripensando a quella sera, qualcosa avrei cambiato, due parole in più di certo avrei scambiato. È sempre stato complicato pensarci insieme, vere strade ti immaginavo sul tuo destriere. Ora le strade si sono riunite, non eri in una fiamma ma nei miei sogni, sei tornata qua. E se in testa un gran casino, mi ho bisogno di te. Se mi affido tu regina ed io il tuo. La vista mi ha insegnato il lieto fine, e con te non ho capito come andava a finire. Scarpetta di cristallo, me la da assaggiare, non so se eri il bene o il male. Io calo nel profondo e ti aspetto sdraiato, quel sogno di un bacio mai realizzato. Se mi stallo confuso e pericolante, ma ti giuro che mi sono un pensiero costante. No. Non è una corona
farmi innamorare. Sul cuore di ghiaccio, non temere. Il freddo mi piace, mi caldo poi. Lo troviamo insieme. Ti chiamo principessa, ma forse sei malefica. Volevo certezze e l'amore puro. Ma con te di certo ho capito che con la strega vado su sicuro. Disney mi ha insegnato il lieto fine, e con te ora ho capito come andava a finire. Scarpetta di cristallo, mela da assaggiare. Io so che sei il bene e il male. Io cado nel profondo e ti aspetto sdraiato. Quel sogno di un bacio adesso realizzato. Eri stallo, confuso e pericolante. E ti giuro baby c'è un pensiero costante. Ti giuro baby, sei il mio pensiero costante. E lui è V-Jack, che abbiamo appena ascoltato con Pensiero Costante, che è appunto, appunto il suo ultimo singolo uscito, dice, più o meno 6 mesi fa, non si ricorda penultimo. L'ultimo lo ascolteremo tra poco, io ero già avanti con la testa, capito? Intanto colgo l'occasione per salutare tutti coloro che ci stanno scrivendo nei commenti e chiedo a tutti, insomma, se volete far parte di questa community potete commentare, è gratis. E niente, noi continuiamo a fare due chiacchiere col nostro V-Jack, accompagnato appunto dalla chitarra, che è un po' silenziosa questa chitarra. Quindi adesso io proprio alla chitarra voglio fare una domanda. Pronti? Da quanto tempo suoni? Come ti sei appassionato alla musica? Da quanto porti avanti questo progetto musicale? Allora, ho iniziato a suonare singolarmente penso quando avevamo 12 anni. 10-12 anni. Scusate, adesso ne avete? 23. Ah, ok, una decina d'anni. Poi dopo qualche anno abbiamo iniziato a suonare insieme in una band e abbiamo portato avanti un po' questa band. Poi, come ho detto prima, Giacomo l'abbiamo abbandonata e ultimamente, quando lui ha riniziato il suo percorso, mi ha ringaggiato. Quando avevate la band, che cosa portavate in giro? Era un po' di tutto. Sì, forse verteva più su un punk, diciamo. Sì, rock più o meno, tipo era il periodo punk. Periodo giovane era periodo punk. Tutti abbiamo avuto quel periodo con camicia nera, cravattina rossa e matita negli occhi e cintura borchiata, giusto? E capelli lunghi. Brutto. Sì, lascia fare. È un periodo brutto della vita che non voglio ricordare. Salutiamo il mio parrucchiere che ha risolto tutto quanto e anche il mio metallizzato di serie che ho adesso. E invece attualmente, quali sono, a parte ho sentito la cover dei Pinguini prima, attualmente chi è che quali sono i gruppi che vi ispirano, gli artisti che portate comunque anche nei live o anche nei concorsi? Dopo parleremo anche dei concorsi che fate. Dipende, variamo molto, cioè, non abbiamo più magari come una volta quando facevamo parte di una band che avevamo più uno stile appunto rock, ci sbizzeriamo un po' da Tedua oppure a Cremonini e Gazzelle, cioè, in base a come ci gira noi prendiamo e suoniamo, non abbiamo un punto di riferimento, ecco. So che c'è anche un altro che si voleva inserire nella band che ci ha scritto prima. Marco, non so se hai il messaggio che è arrivato, c'è un altro che si è presentato prima. Mi chiamo Fabrizio, ma sono conosciuto anche come il Fresco di Zona. Che salutiamo Fabrizio, purtroppo non è entrato nella... di Zona. Ciao Fabrizio. Ciao Fabrizio. Era impegnato. Ma a Milano fa fatica. È un attimo. C'era anche Simo, già lo sai. Ma appunto dicevamo, Cremonini, un po' di tutto. Cremonini, tra l'altro so che c'è... Dopo, sì, magari scopriamo qualcosa. E, in tutto questo si è infilato il buon Pier Matteo e la Lotus che ti hanno preso nella loro scuderia ed è uscito fuori il primo singolo che abbiamo ascoltato appunto prima. Video registrato dove, come, quando e soprattutto quante bottiglie avete finito, ragazzi, che non si fa così. Si vedeva l'occhio che era un po' guercio. Si stava chiudendo piano piano, vero, l'occhio. Ma infatti... No, allora, l'abbiamo registrata a Riccione, e il locale si chiama Pop Time. E il video è stato registrato da Omar Migani,
E tra l'altro quella sera era un caldo che voi non vi immaginate neanche. Però no, è stato molto divertente. La prima esperienza davanti a una telecamera è stata un po' strana, perché sai, non sai mai come ti devi comportare, come ti devi muovere. Però piano piano, dai. Beh, ora ne hai 3-4 puntate di telecamere. Come ti senti davanti a questa regia di Romagna's Got Talent? Sono tante, non so dove guardare. Beh, infatti l'obiettivo è quello, capito? Posizionare più telecamere, così uno non sa dove guardare, non guardare da nessuna parte, un po' così come faccio io. Infatti Samu mi ha detto: te tieni quella, punto e basta, perché ormai ho perso le speranze di farti altre inquadrature, anche perché è meglio per voi che si guardate da casa, che io sia meno inquadrato. È un po' impossibile. C'è qualcuno che bussa per davvero? Può entrare! Ah. Entra! Non entra! Entra! Non entra! Esatto. Entra! Non penso proprio. Esatto. Non penso proprio. Qualcuno che vuole entrare, ma non lo facciamo entrare. Non lo facciamo entrare assolutamente. Ragazzi, oggi così c'è. Voi capite che la prima puntata del 2024 è l'indirizzo di quello che sarà il resto della stagione di Romagna's Got Talent. Se l'inizio è questo, ci sarà di tutto, accadrà di tutto. Anche perché abbiamo fatto l'upgrade, ora ci sono effetti speciali, effetti sonori che prima non c'erano. Robe di livello che voi non vi immaginate neanche. Detto questo, abbiamo due giovanissimi ospiti, due giovanissimi artisti qui con noi, che sono anche pronti a farci ascoltare un altro brano live. Cosa si fate, ragazzi? Cosa suonate? Prima abbiamo parlato di Tedua, facciamo una canzone di Tedua, Red Light. Perfetto. Allora, buon ascolto con V-Jack e Simone, sempre qua a Romagna's Got Talent. Alla reception dell'hotel, stan chiedendo di me, baby, perdonami perché sono sceso alle tre, nella suite sulla moquette. Ci sono i nostri mozzi con un drink rovesciato ancora lì. Mi chiedo da un po' com'è finita tra noi, perché non lo ricordo. E ti dirò, sarà la guida, ma temo di averlo rimosso. Brucerò come le foglie le foto. Ritorno al tramonto, capisco che in fondo io e te siamo nella stessa direzione, ma lontani tra le disperate grida dei dannati. Puoi andartene e fare finta di stare bene, perché ho come l'impressione che non passino le ore, tu rimani la mia soluzione. Vedo luce nei tuoi occhi chiari, ti ho sulla punta della lingua come le cose che non ricordi mai. Ma io non sono lì per finta, dietro una vetrina rotta i red light. Se mi vedi senza punti di riferimento, l'amore ma indosso solo scarpe di cemento. A volte lascerà l'amaro dalla mia canna alla tua mano, e se non nascerà qualcosa sarà polvere da sparo. Io e te siamo nella stessa direzione, ma lontani tra le disperate grida dei dannati. Puoi andartene, fare finta di stare bene, perché ho come l'impressione che non passino le ore, tu rimani la mia soluzione. Vedo luce nei tuoi occhi chiari, e io e te siamo nella stessa direzione, ma lontani tra le disperate grida dei dannati. Puoi andartene, fare finta di stare bene, perché ho come l'impressione che non passino le ore, tu rimani la mia soluzione. Vedo luce nei tuoi occhi chiari. Oh yes, oh yes. V-Jack Live qua a Romagna's Got Talent. Detto questo, vi ricordo che siamo sempre in diretta a Facebook, dove potete scriverci, salutarci e fare anche voi, se volete, le vostre domande ai nostri ospiti in studio. Prima di riprendere a fare qualche domanda, a capire un po' di più quali sono i progetti futuri dei nostri amici, ne approfitto per salutare altri amici, soprattutto in particolar modo l'amico Beppe Ardito, che con la sua banda del
dell'Artica farà un tributo agli Annazzi questo sabato, sabato 13 di gennaio, al Lavatoio a Sant'Arcangelo. Quindi vi invito ad andare, c'è ancora posto, loro sono musicisti eccezionali, gli Annazzi, non ve lo sto neanche a dire, quindi andate a smaltire le feste ascoltando buona musica, soprattutto quella fatta dal vivo. Detto questo, torniamo a parlare con i ragazzi e parliamo anche un po' di musica dal vivo. Allora, ci hanno fatto sentire un brano adesso e ci sono anche un po' di festival, un po' di concorsi canori al quale hai partecipato o parteciperai? Allora, partecipato due volte al festival di Gatteo. Che attenzione, noi ci siamo conosciuti proprio in quel frangente. Esatto, esatto. Perché esatto. Cioè, come premio, quando lui vinse il Festival di Gatteo, appunto, tra i premi c'era appunto l'intervista con me. Infatti, come dicevo prima, cioè, qui l'hai portato nell'oro, io l'ho portato nel mio bugigattolo del mercoledì, dove vado in diretta dalle 18 alle 19, invece oggi siamo qui in TV con le telecamere. Te pensa a un ragazzo giovane che va, si esibisce su un palco, riceve il premio di essere intervistato in radio da una brava, poi il passo successivo è arrivare a Romagna a scottare e dire minchia raga, vado da Marzullo piuttosto. No, scherziamo, e tra l'altro salutiamo tutti gli amici del Festival di Gatteo. E poi un concorso che dovrò fare, devo questo sabato tra l'altro, ecco, e una voce per San Marino, che ho le selezioni. Wow. E per chi in questi casi in bocca al lupo o porta sfortuna? Io dico anche crepi. Sì. Per chi non lo sapesse, una voce per San Marino è l'equivalente del un po' il Sanremo sammarinese, comunque sia, è per portare poi un rappresentante all'Eurovision Song Contest. Quindi attenzione. È molto importante. Speriamo bene e ti auguriamo il meglio, assolutamente. Però c'è anche tanto altro in cantiere, so. Esatto, devo andare anche durante, a proposito, il Festival di Sanremo, a Livebox Sanremo, avrò l'esibizione il 7 di febbraio. Saluti la SED, se devi passare. Va bene, molto volentieri. Sì. E poi quest'estate dovrò andare a fare anche un programma TV che si chiama The Coach, e a Bologna, e quindi speriamo bene anche lì, dai. Piano bene. Quindi tanta bella carne al fuoco, ed è giusto buttarsi, giusto provarsi. E porterai sempre i tuoi inediti nei vari concorsi o hai anche qualche cover di qualche artista, come hai già fatto vedere e ascoltare qui in trasmissione? Allora, in realtà porterò solo i miei inediti, però sicuramente capiterà che dovrò fare anche delle cover, quindi le cover le ho già pronte, quindi sono pronto per tutto, ecco. Giusto così. Le canzoni che dicevi, i tuoi inediti, sono brani che hai scritto te, sono brani che hai deciso di scrivere, hai raccontato, porti racconti, esperienze tue, racconti di altre persone, di cosa parlano i tuoi testi? Poi andremo tra poco a ascoltare anche il nuovissimo singolo uscito qualche giorno fa. Allora, le mie canzoni sono per la maggior parte tutte storie vere, tutte cose che voglio buttare fuori ma che con le parole non riesco a fare, ecco. E quindi è più uno sfogo di tutti i miei pensieri, e sì, sono tutte storie reali comunque. Sono tutte emozioni. E tu, senza sto via vai nel frattempo. C'è il trucco, il parrucco, che qua quando sono fuori inquadratura passano, sì, mi truccano. È stato bello. Marco, passa ma non farti vedere. Sì. Stavo scherzando, naturalmente. Vedi che non riusciamo a fare una cosa seria. Lasciamo così, ragazzi. No. Tanto, come avete capito, siamo una banda di cialtroni, ma a noi ci piace essere così. Qui, tra l'altro, c'è il telefono che sta vibrando tantissimo. Stanno arrivando un sacco di commenti, un sacco di saluti. Ringraziamo Silvia Alpini, che dice un salutone, ragazzi. Silvia e Pier Matteo. Salutiamo Silvia e Pier Matteo, che sono i padri fondatori della Lotus Music. Esatto, Production. È quel Pier Matteo, il famoso Pier Matteo. Mentre invece c'è il signor Orazio Pasini che dice vai Simo con 3000 o c'è della carica nell'aria. Beatrice Pruccoli dice che siete dei grandi, e Alex Poletti dice grande Simi. Quindi per ora per noi è sì.
Oh yes. Sarà un sì doppio triplicato, perché adesso andiamo a vederci un altro video del nuovo brano inedito, il nuovo singolo di V-Jack, che è Mal di testa. Buona visione, buon ascolto. Sempre perfetto ogni giorno, dico che vivo ogni secondo, vivo solo in una strada, col cuore affollato come la Rambla, ma non li vedo se ci sei tu, le cose durano una vita un poco più, o poco più, dai a te io dico no, mi hai bruciato in un passato tormentato. Che non sei stata la tipa che ho immaginato. C'è pericolo se mi innamorerò di te, io già ho mal di testa. Te vivere come nei film, per me io vorrei fosse così. Lasciamoci, parliamoci, c'è lei che chiede ancora di me. Tra le luci di una notte per noi prendo le botte davanti a me. C'è lei, hotel. E baby vuoi fare un giro con me? Sorridi in una stanza di hotel. Preso male sopra un Audi, chiudo gli occhi, aspetto, tu mi calmi. Poi scoppiamo ma tu nemmeno mi guardi. Ora fingo che passi giorni senza pensarti. E a te io dico no, sue bugie e mie illusioni hanno creato. E ora lo so, vivo un déjà vu tra presente e passato. C'è pericolo se mi innamorerò di te. Da te vivere come nel film, per me io vorrei fosse così. Lasciamoci, parliamoci, c'è lei che chiede ancora di me. Tra le luci di una notte, per noi prendo le botte davanti a me. C'è lei, oh tu. Lasciamoci, parliamoci, c'è lei che chiede ancora di me. Tra le luci di una notte, per lui prendo le botte davanti a me. C'è lei, te. E questa era V-Jack con Mal di testa. E abbiamo appena visto appunto il video, e qui ospite ai microfoni di Romagna's Got Talent su 90 FM di Radio Icaro Rubicone, e noi continuiamo insomma a fare delle chiacchiere, a chiacchierare. Fuori onda stavamo chiacchierando insomma del video, sulla realizzazione del video, ci ha detto varie cose, ma mi ha anche detto che è meglio skipparle alcune, perché quelle che siamo ancora in fascia dire. Protetta, mettiamola così. E Dibla, io ti vedo carico, no, ti vedo proprio che hai la domanda lì. No, perché stavo pensando a cosa di legale può dire del video, da chi è stato fatto, possiamo dire quello. Sì, quello sì, sempre Omar Migani. Che salutiamo, che adesso è al 41 bis. No, non è vero assolutamente. Mal di testa è il singolo uscito qualche giorno fa, più o meno era metà dicembre. Sì, esatto. Giù di lì. Sì. E come sempre, testo tuo, produzione musicale, by Pier Matteo. Esatto.
Lotus. Però come sei, questo è il brano però fatto assieme anche ad un'altra, esatto, ad un'altra ragazza che si chiama Asia Antonietti, che tra l'altro anche lei è una cantante, quindi la salutiamo. Peccato, potevi portarla qui, niente, sei portato Simone che è lì così, non vuol dire niente, sta nel suo. Prossima volta portiamo anche lei. Faremo un trio. Questo è uno dei prossimi, cioè è un disco pronto ormai, nel senso tu hai già due singoli all'attivo, hai altre cose, hai altri brani nel cassetto che stai per tirare fuori, c'è già un brano in uscita che più o meno sei già spoilerato. E quanti brani hai già scritto tu che sono pronti a nascere anche grazie all'aiuto di chi ti sta vicino, di chi ti aiuta nella produzione musicale? Allora, brani pronti e diciamo che ne ho già 4-5, ovviamente scritti voce e chitarra, quindi sarebbero tutti da riarrangiare e qui bisogna chiedere l'aiuto per Matteo che mi dovrà sopportare ancora per, per un po'. E tanto è a caso, non fa niente, dai Pier, su, prendi, dai una mano. Esatto, esatto. E di pronto in realtà c'è già un'altra canzone, però bisogna vedere come va Una voce per San Marino. In base a come va quello vediamo se farlo uscire oppure no, ecco. Spero di farlo uscire più tardi possibile, ecco. Così. Vale anche per come vale per Sanremo che la canzone deve essere tenuta nascosta tantissimo fino a che non ti esibisci su quel palco, oppure si sa già con quale canzone andrai? No, è completamente un inedito, quindi nessuno sa niente, neanche il titolo, niente. Neanche i presentatori che sono lì che dicono V-Jack suona, canta. Chissà cosa suona. Lo scopriremo dopo. Decide lui, noi esatto. Siamo qui che... Chi è che presenta il vostro... Cioè, sempre Jonathan, no, quello è la finale... Non si sa. Non ho la tua pallida idea. Peccato non che potrebbero avere due presentatori eccezionali come me e la Nicole. Invece ma niente. Costiamo troppo di là. Esatto, per quello. È il cachet che quando abbiamo chiesto 4 pacche sulla spalla invece che 3, allora ho detto, ragazzi, è troppo. Cioè. Stavamo anche per andare a Sanremo, ma poi hanno preferito Amadeus a noi. Ma un attimo, sì, un attimo. Sì, un attimo. Si passa da lì. Ho una domanda che adesso vorrei fare tipo rubrica poi per le prossime puntate. Che mi viene in mente da altre cose che poi spiegherò a Nicole il perché mi è venuta fuori questa rubrica. Comunque ci sono quelle canzoni che consideri brutte, che dici no, queste proprio non ce la faccio, non l'ascolto, ma che porca miseria alla fine le canti lo stesso. Voi ne avete qualcuna? Sono quelle canzoni che dici no, questa è inascoltabile, poi ti ritrovi per forza di cose, cioè, aspetta, a cantarla. Tu dici scritta da loro? No, oppure... no. Okay, in tipo, generale nel tipo mondo. Tipo Italo Disco dei The Colors. Esatto. Salutiamo Stash che ti segue sempre. Ciao grande numero uno. Ci sono dei brani che dici questa è proprio non la posso ascoltare, poi alla fine la canti e sei lì che dici questa non è Ibiza. Ma un brano in particolare no, cioè ti posso dire il genere, cioè puoi però... insultare tranquillamente, esatto. Un brano se non ti piace, cioè sentiti libero, pensati libero e insulta chi vuoi, hai 2 minuti di libero insulto. Ma no, cioè, in realtà non mi viene in mente niente, è troppo buono ragazzi, c'è troppa umiltà, devi lasciarti andare un po'. Cioè il genere che non mi piace è il reggaeton, quello proprio... Ci sta. Beh, già, però... Già, c'è un fegato che brucia. Ah, non mi piace. Ma noi abbiamo sentito in realtà che tu sei un romanticone. Cioè è una cosa, sì, che ti dicevo anch'io quando ti ho intervistato l'estate scorsa, no? Sei ancora più romantico di quando ti ho conosciuto. Cioè cosa ti sta succedendo? Ti sei innamorato? Domanda di riserva. No, vabbè, cavolata a parte. C'è un omissis enorme comunque in tutto questo. Non ti voglio mettere assolutamente a disagio. Però la cosa che vorrei sapere e vorrei anche far sapere a coloro che ci seguono è quando scegli di scrivere le canzoni. Cioè c'è un momento in cui ti senti più ispirato, quando sei più triste, quando sei più felice. Insomma, scegli un momento particolare per creare i testi delle tue canzoni? Allora, sicuramente quando sono più triste, modo per sfogare. E la notte, invece che andare a dormire, come tutte le persone normali, butto giù tutto quello che posso avere, tutto lo stress magari della giornata oppure del periodo. Però sì, sicuramente quando non va bene come dovrebbe andare, ecco.
quando perché sono tutti bravi a scrivere cose felici, insomma, sono tutti bravi a dire quanto sto bene, quanto sono contento, ma in pochi invece riescono a esprimere bene quelle parole giuste, esatto, quello che si prova quando si è un po' giù. Però mi dicono sempre, fallo una canzone felice ogni tanto, non sempre una però. Ma quando riuscirai a sbloccarti nel dire che c'è l'amore nell'aria, quando love is in the air, tu riuscirai a scrivere anche canzoni super happy. Detto questo, visto che siete ancora strumento muniti, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, vi va di farsi ascoltare qualcosa live? Certo. Che ci fate? Che ci fate? Prima abbiamo parlato di Cremonini, canzone d'amore, Stella di Broadway. Perfetto, oh. Mi preparo a limonarmi da solo, voi intanto limonatevi anche voi a casa, siete con qualcuno, accoppiati, fatelo, divertitevi con noi e godetevi l'ascolto di Vijek e Simon qua a Romagna's Got Talent. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, diceva William Blake vicino a una finestra, beveva caffè guardando quelle gambe muoversi, pensò è una stella, pensava Fred Astaire, e chi non ha mai visto nascere una dea, e chi non ha mai visto nascere una dea, non lo sa che cos'è la felicità. E lui, il garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet, lei vestita come la Roger, su fulmini e saette lassù, nel cielo blu il loro nome, argento fra le stelle. E New York è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di... Lui si svegliò senza lei, nato nella tempesta là fuori Union Square, entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè, guardando quelle gambe muoversi, pensò è una stella, pensava Fred Astaire, e chi non ha mai visto nascere una dea, non lo sa che cos'è la felicità. E lui, garofano rosse parole, una vecchia cabriolet, lei vestita come la Roger, su fulmini e saette lassù, nel cielo blu il loro nome, argento fra le stelle. E New York è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di... E New York è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di... Ma che bello, quanto sì, amore nell'aria. Non so, uno dei due, io uno te, dei io due. Te. Vedi, ha fatto apposta, visto che l'amore nell'aria si incambia un po', esatto, te, un po' io, le inquadrature. Così, grazie Samu. Bravi, 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 che bello, applausi, applausi, scroscianti, Marco, sai, è scappato Marco, di liberare il pubblico, libera il pubblico. Applausi.
coro, che quello del coro che serve per far rianimare anche per far rianimare anche il nostro pubblico. Grazie Marco. E una cosa che non abbiamo detto o che non abbiamo ricordato comunque durante tutta la puntata è che se volete seguire il nostro Giacomo nelle sue vicissitudini musicali o comunque se volete rimanere aggiornati sulle prossime uscite e quant'altro, dovete followarlo soprattutto su Instagram ma anche su Facebook. Ma Facebook le ha fatto fare perché noi boomer guardiamo quello, e invece i giovani come loro hanno ovviamente Instagram. Comunque basta cercare VJack esatto. Con lei, che esatto, più per i più ignoranti non è VI ma è VEE, VJack, VJack, Jack, come dicono Cirvia o Forlì, Jack. Io dico Jack più volte e mi stanno ascoltando i miei, il cane si sarà svegliato e girerà per casa, si chiama Jack, quindi ciao Jack. Così. No, non ti offendere no, cortesia, che è Dibla, è così, cioè non ci possiamo fare niente. Esatto. abbiamo fatto un bel recap di tutto quello che ha fatto in quest'ultimo un anno, è iniziato praticamente, e in un anno hai fatto tantissime cose, e quante ne farai poi, immagino, in questo 2024. Ti sei già posto degli obiettivi concreti oltre a quelli comunque che hai già in questi mesi, che a sono livello tanti. Musicale o proprio della vita? Tutto. Allora, della vita è fumare un po' di meno, che quello sicuramente potrebbe aiutare. Prendere del Nurofen, visto che siamo raffreddati. Sì, perché sto malissimo. e dormire un po' di più, perché dormo poco, quindi dormire un po' di più non mi farebbe male, ecco. Il fatto è che più diventi grande meno dormi, cioè è una cosa provata, Dibla lo sa molto bene, che più si cresce e meno si dorme, quindi ti auguro di potercela fare di però dormire c'è, un po' di c'è più. Anche una canzone dei miei cari amici Spagna Circuest, che la canzone si chiama Dormo poco e sogno molto, e penso che sia un po' questo il tuo caso, che dormi poco ma sogni tanto. Vabbè, ed è giusto che alla tua età lo faccia. Visto che quanto abbiamo, Samu? Chiedo. Te lo dico io. Ancora un po'. Allora, 7. Ne approfitto. Ci prendiamo un attimo, andiamo ad ascoltare e vedere un singolo appena uscito, proprio dei singoli usciti e di amici. Questo è quello di Francesco Mussoni, che ha pubblicato di recente il suo nuovo singolo. Quindi buon ascolto, buona visione. Lo sai, potevamo giocare a guardarci nel buio, come due ladri felici, buttati nell'angolo, dimenticati da Dio, convincendoci di essere amici. E non chiamiamo mai col suo nome la disciplina del mondo. Giriamo comunque in tondo, confondendo dal niente i colori nel cielo, il falso ed il vero. Ma è quello che abbiamo che ci porta lontano. Semplicemente camminiamo, ci teniamo per mano, anche se sembra un po' strano. Io qua in cucina e tu sul divano. Magari un giorno qualunque, quello che viene, pieghiamo le vele, l'abbraccio di chi si è perso ha un sapore diverso e alla fine conviene. Raccogliessimo detriti ad ogni luna dell'anno, vivendo in affanno, vivendo la condizione di essere liberi. Nessuna esitazione, ma è quello che abbiamo.
ci ha portato lontano. Siamo qui e camminiamo, ci teniamo per mano. Sai, non c'è nulla di strano. Io qua in cucina e tu sul divano. Anch'io fare un po' di mosse come la ragazza del video. Che come suoni avete appena ascoltato sul nuovo singolo. Salutiamo lui, Max, per il video, Lara dice la registrazione di tutto quanto. Detto questo, siamo sul finire della puntata. Noi siamo qua con Giacomo Simone, Giacomo aka V-Jack. Ricordiamo i suoi appuntamenti questo sabato a dov'è? San Marino al moderno o... no, nuovo, come si chiama? Nuovo. Non ho le proprie idee, ho mandato di andare dove c'è il... da qualche parte a San Marino. Non mi ricordo veramente, giuro. Tra Dogana e Borgo Maggiore lo troverete nelle rotonde. Vi mando la posizione in tempo reale, così non mi trovate. Se seguite la sua pagina troverete la posizione in tempo reale, esatto, dove esatto. Poterlo trovare sabato. Quindi motivo in più per andare a seguire V-Jack sia su Instagram sia su Facebook. Avete qualche live? So che fatica, perché è una domanda che facciamo spesso tutti, ma tutti dicono magari. In programma, a prescindere dai concorsi, c'è qualcosa ancora? Siamo in cerca. Per ora no, adesso l'hanno appena iniziato, quindi, però sicuramente qualcosa troviamo, ecco. Bene. Qualche proposta me l'hanno già fatta. Bene, quindi... L'importante è quello perché vediamo che è sempre più fatica. Artisti e ragazzi così appassionati come loro trovino lo spazio giusto che si meritano per poter sfogare la propria bravezza, come dicono in Danimarca. Però allo stesso momento è anche bello vedere che ci sono così tanti giovani che si applicano e si appassionano alla musica, perché alla fine i risultati che vengono fuori sono veramente molto molto belli. Assolutamente sì. Vi ricordiamo ancora, seguite V-Jack sui social. Noi ti facciamo un enorme in bocca al lupo per questo sabato, ma soprattutto per quelli per appuntamenti prossimi, avventuri, soprattutto anche quello di Sanremo. Se abbiamo bisogno, poi ti contattiamo come scrutatore per il Fanta Sanremo, che vogliamo ci fare. Penso io. Il mio numero ce l'avete. Esatto. Facciamo una lega tutta nostra del Fanta Sanremo. Ma questo potremmo farlo. Adesso poi ne pensiamo. Così, un grande applauso ancora a Giacomo e a Simone. Grazie ragazzi. Grazie. Io ringrazio come sempre la mia regia che quest'oggi l'ha fatta impazzire. L'ho impazzita anche da sola. Poi dopo può entrare. Esatto. Entra! Non penso proprio. Esatto. Siamo ridotti così. Abbiamo iniziato in questo modo il 2024. Noi ci vediamo
lunedì prossimo con nuovi ospiti e soprattutto torniamo ad avere sempre con noi la Nicole. Ovviamente come sempre vi aspettiamo tutti i lunedì, anche lunedì prossimo dalle 21.30 alle 22.30 in diretta Facebook e Radio su 90 FM di Radio Icaro Rubicone. Spero che come sempre vi siate divertiti in nostra compagnia, che abbiate passato un'ora in allegria e spensieratezza in compagnia mia e di Dibla. Esatto. Possiamo dire anche una cosa, soprattutto è tutta natura nostra, capito? Non ci sono additivi, sostanze strane. Perché ce l'hanno chiesto. Non è talco, quindi sembra talco ma non è. Servirate l'allegria, noi ce l'abbiamo inside perché ci divertiamo tanto a stare qui e farvi divertire a voi che ci seguite e divertire i nostri ospiti. Detto questo, come sempre, buonanotte, buona musica, grazie a tutti, ciao, buonanotte. Stai su, ti vedo, ho bisogno di te, vieni ascolta Romagna's Got Talent. Stai su, ti vedo, ho bisogno di te, vieni ascolta Romagna's Got Talent. Romagna's Got What? Romagna's Got What?